Solari, allenatore dell'Albenga, rammaricato per questo risultato, una partita condotta a larghi tratti, dominata, non siete riusciti a colpire, a segnare. Sono incazzato nero, perché una partita del genere non puoi non vincere. Abbiamo giocato un calcio splendido, uno chiuso il Baiardo nella propria area, Baiardo, un'ottima squadra. Gli abbiamo fatto mettere i piedi nella nostra metà campo due volte, una volta nel primo tempo e una volta nel secondo. Sì, due contropiedi a inizio primo tempo. Abbiamo creato, non mi bastano due mani, però purtroppo alla fine andiamo a casa con un punto per uno, e questo che è quello che veramente mi fa più rammaricare, perché dopo una partita del genere ogni volta che eravamo di là avevamo un'occasione da gol. Pali, miracoli, saltaggio sulla linea, grandi parate del portiere. Ovvio che ti girano le scatole, perché meritavi di vincere una partita con largo scarto, ma il calcio è bello anche per questo. Domenica scorsa appunto 6 gol al finale, oggi 0. Cos'è mancato secondo te, se si può trovare qualcosa? Cos'è mancato? L'ho appena detto. Il gol. La finalizzazione, ci è mancato quel pizzico di malizia. Abbiamo tirato 30 calci in angoli e ci è mancata la malizia di prenderci anche un... Ci sono state due o tre situazioni in cui i nostri giocatori avevano le maglie lunghe un chilometro, però non siamo riusciti, non abbiamo avuto quella malizia di prenderci un rigore che era sacrosanto. Anche a volte si risolvono anche così, quando... Secondo me oggi potevamo giocare anche fino a stasera alle 8, stavamo in area tutta la sera, probabilmente pali, traverse o miracoli non andava dentro, oppure errori di mira non andava dentro, quindi io posso solo ringraziare i ragazzi, perché hanno fatto una partita straordinaria, di grande sacrificio, di grande applicazione. Non posso dire veramente nulla. Ci tremiamo a regalare i tre punti al nostro pubblico, perché anche oggi è stato grande, ci hanno aiutato, ci hanno spinto fino alla fine, anche i ragazzi della curva infatti alla fine ci hanno ringraziato nonostante lo 0-0, perché hanno visto una grande prestazione, hanno visto una grande Albenga. Peccato. Guardando il bicchiere mezzo pieno, se si può guardare, l'Imperi ha perso, quindi avete guadagnato un punto, è più un rammarico, come la vedi? Sì, non me ne frega, sì, non me ne frega dove fa l'Imperia. L'Imperia fa il suo campionato, ne facciamo il nostro. E alla fine faremo i conti. Mi spiace perché oggi meritavamo la vittoria.